In questo tutorial vediamo come installare un certificato Let's Encrypt per creare una connessione HTTPS su Ubuntu ed Nginx usando Certbot. Per prima cosa ci colleghiamo al sito certbot.f con due f.org, selezioniamo appunto il sistema che vogliamo, possiamo scegliere Nginx, ma io preferisco none of above. Scegliamo il sistema operativo, nel mio caso Ubuntu 18. E seguiamo la procedura indicata qui. Quindi entriamo nel nostro VPS, lanciamo un apt-get update, poi copiamo questo secondo comando apt-get install software-properties-common. Poi andiamo ad aggiungere repository, quindi add-apt-repository spazio universe. Poi andiamo ad aggiungere questo, appunto il repository di certbot, quindi add-apt-repository spazio ppa due punti certbot slash certbot. Facciamo poi di nuovo un apt-get update per aggiornare appunto i nostri packages e infine facciamo un apt-install certbot. Ok, quindi ora se facciamo certbot è installato, come vedete, ora non ci resta che indirizzare il DNS sulla VPS e poi effettuare l'installazione di Nginx. E poi o meglio, una volta che abbiamo i DNS dei nostri domini che puntano alla nostra VPS, possiamo andare a generare il certificato. Senza i DNS che puntano, il certificato non viene generato. Una volta reindirizzato il DNS, non resta che lanciare il comando certbot cert only, premere invio. Vi chiederà appunto di scegliere, noi scegliamo uno, spin up e temporary web server. Inserite una vostra email nel quale il sistema vi avviserà quando il certificato dovrà essere rinnovato. Qua, ok, fate yes e qua andate a inserire il dominio o i domini sui quali volete creare il certificato. Nel mio caso questo dominio di un cliente, studiosagittair.com. Ovviamente dovete metterli entrambi, sia con il www che senza. Fate invio. Ok, non me l'ha creato probabilmente perché c'è la porta 80 occupata, quindi quando l'andate a creare bisogna spegnere per un attimo Nginx, quindi service Nginx stop. Rilanciamo il comando certbot, scegliamo ancora uno e andiamo a inserire il nostro dominio. Facciamo invio.
il dominio dovrebbe essere stato creato e troveremo i certificati qui nel percorso etc, Let's Encrypt Live, nome dominio, e qui troviamo il certificato fullchain.pm e anche gli altri certificati che ci servono, appunto la private key, eccetera. Quindi ora non ci resta che andare in Nginx e inserire appunto la chiamata a questi certificati. Quindi andiamo in etc nginx.siteavaliable default, quindi prima della chiusura della graffa andiamo ad inserire appunto il dominio, appunto il virtuoso del nostro dominio. Appunto, nel mio caso è questo. Come vedete, io uso il proxy pass perché in realtà il dominio è il sito, il progetto all'interno di un Docker. Quindi uso Nginx come proxy. Questo chiama la porta 80, quindi non è la connessione HTTPS, ma ve lo faccio vedere solo perché abbiamo dovuto mettere un return 301 https due punti barra barra dollaro server underscore name dollaro request underscore URI punto virgola. Questo non fa altro che creare un redirect appunto all'indirizzo https. Ora quindi dobbiamo andare ad inserire appunto il nostro server HTTPS, quindi riapriamo default, che ho chiuso per sbaglio. Ok, io come vedete li ho incollati perché sono tutti codici che avevo già via. Come vedete, qui abbiamo appunto il list nella porta 443, qui prendiamo il dominio e qui invece dobbiamo andare a mettere il percorso, dobbiamo andare a mettere il percorso ai nostri certificati, quindi etc slash Let's Encrypt slash live, nome cartella del dominio, e poi il certificato fullchain.pm, e infine sotto anche qui etc slash Let's Encrypt live studio salito nome dominio slash private key.pm. Come vedete, qui sopra c'è un SSL on che appunto va ad abilitare i certificati, e in questo modo dovremmo avere attivo il nostro certificato. Quindi non ci resta che chiudere, fare un service restart, un service Nginx restart. C'è un errore, e l'errore probabilmente è dovuto al fatto che ho inserito che dovevo chiudere qua la graffa, che ho aggiunto una graffa in più, quindi qua chiudiamo, ora dovremmo essere ok, quindi riavviamo. Ok, Nginx è partito e quindi il certificato dovrebbe essere attivo sul dominio. Per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace, se volete seguite il canale e ci vediamo alla prossima.